Posizionano nel mondo, città internazionale, piazza della Comunità. Si inizia con una grande personalità, una grande donna, Tosca d'Aquino, che rappresenta Napoli, però rappresenta anche la bellezza di questi posti, rappresenta anche la bellezza mediterranea ed riceve un premio di Annibale Uccello che abbiamo più volte ricordato anche con la signora, con la mamma, più volte ricordato questi spazi positivi. Sì, un premio che, come dicevi, importante, ventennale, oggi fa 20 anni il premio Annibale Uccello. Iniziamo questa edizione proprio all'insegna della bellezza, quindi con un'icona della nostra Campania, e quindi non potevamo che insomma avere una premiata migliore di Tosca d'Aquino, ma devo dire un'edizione speciale, così l'abbiamo definita. Particolare, importante, due serate di altissimo livello con una linea continua, un filo rosso che congiunge il presente con il passato ma anche con il futuro. Infatti avremo dei premiati importanti, ma guardiamo anche al passato con il tributo di questa sera. Avremo un tributo a Massimo Troisi e Pino Daniele, due grandi artisti che sono andati via troppo presto. Come Foucault, quando, insomma, due artisti che ci hanno donato tanto, ma che avrebbero sicuramente regalato al mondo intero tantissime altre cose, purtroppo non è stato così, quindi facciamo un tributo a loro, tra l'altro in occasione del 70° anno di Massimo Troisi, due grandi artisti che erano anche due grandi amici, per poi continuare con il presente domani sera con il grande Enzo Avitabile, che è una persona che veramente stimo come artista e la cui musica insomma piace a tutti noi e celebra proprio il sud, la nostra cultura, la nostra tradizione, anche ciò che è a sud del nostro sud. E per concludere poi col futuro, che sono i giovani, con il premio Annibale Uccello, un premio che abbiamo voluto istituire 2 anni fa, che ricorda Gerardo D'André. Gerardo amava i giovani sono il futuro, il teatro deve continuare anche dopo Gerardo, e questo è il nostro obiettivo. E questo anche e questo è un premio dedicato a Gerardo. Il teatro che andava nei luoghi anche di, diciamo, periferici, no? Dei quartieri, tra virgolette, dei luoghi di Positano. Grazie Sindaco, io penso all'armonia, alla bellezza e anche alla spiritualità di Enzo Avitabile. E poi i giovani sono quelli che devono dare messaggi positivi. Grazie.